e poi c'è Antonio Stefanetti, di cui potrei anche tirare fuori la foto. Preda più, vedete, oggi volevo andare a Preda più, no, da casa, questo caro tempo, insomma, poi volevo anche andare a Formida o a Pizza Club. Poi dicevo, c'è Antonio Stefanetti di San Severo, provincia di Foggia, cui abbiamo attraversato la cucina a Down, poi parlato del Foggia di Zeman, di Zeman Landi, poi anche parlato del suo territorio umano e professionale. Ora non è importante cosa abbiamo detto, cose banali, era molto felice di concedersi a vanizzagnoli.it, anzi avevamo dipinto un quadro di collaborazione, se non che fa delle prove di titoli, le prove sono disastrose, alcune quasi provocatorie, il Vanni riuscirà a sgraffignare qualcosa dallo showroom del Bologna. Ma dico, ma stai scherzando, vero? Dimmi Stefanetti, Antonio Stefanetti, ma stai scherzando? Cioè, perché sai come va sui social, in estasi, sì, in estasi, ma, cioè, ma mai presente cos'è il giornalismo? Dice, no, ma anche io faccio il giornalista, mi dice, per il web. Ah, ho pensato per il web che fosse una testata, perché, ah, ok, allora fai, usi Facebook con spirito giornalistico, quindi ha intervistato anche i candidati sindaci di Parma, bravo, 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 Stefanetti. E allora, quindi, ben presto, io ovviamente dico che è follia pura i titoli che fa con luoghi comuni e i posteri di largo sentenza, confonde le 100 battute, spazi compresi, ma spazi compresi lui non sa neanche cosa sia il giornalismo, cioè uno appassionato, il giornalismo è alto, allora dice 100 parole, no, sono 100 battute, spazi compresi, proprio tu parli un altro linguaggio, benissimo, quindi dico, ma scusa, ma bene, e lui si risente, e dico, guarda, ti fai complimenti a qualche mio ascoltatore, qualche mio lettore, perché la strafottente è felice dei titoli strafoneggianti che fai tu, tra l'altro appunto si hanno a disposizione 100 battute, tu ne usi anche 400, 500, ma tanto te l'ho detto come fare, ma non ti interessa, così sei un uomo spontaneo, ecco, quasi 41. Finché mi chiede di levare, io lo faccio la sua chiacchierata, perché ha già avuto troppe visualizzazioni, non l'ho ancora titolato, è un gigante, Antonio Stefanetti, è stato un vero piacere, per carità, io potevo replicare alle sue cadute di stile con una maniera diversa, ma è talmente, come dire, sono talmente risibili i titoli che ha fatto, che onestamente, no? È davvero, no, poi mi ha bloccato naturalmente, quindi ha preteso che io ti do 24 lo chiamo perché sto mangiando, bravo, bravo Stefanetti, ma tu pensi veramente che alla gente interessi chi sei tu? Ah, già fatto troppo sui, capito, no, prima eri felice, ti ricordi? Poi siccome ti ho detto che non sai, cioè il giornalismo non sei tu, cioè non c'entra nulla, cioè, ho già avuto troppe dimostrazioni, ho spiegato che con me avevi una scuola di giornalismo vera, gratis, altri invece non a me devono pagare, ma tu sai tutto, allora mi devo ancora scontare i tuoi audio, sicuramente insignificanti, sicuramente replicanti di una reazione ovviamente satirica, no? Allora dico, scusa, ma non mi ricordo più questa cosa che stavo mangiando, esilarante, non ci siamo mai conosciuti, bravo,
giocheremo il scudo, perché insomma sarà divertente. Non so se vado a sentire una parola, però poi e insomma spero che Michele Guerra gli faccia una bella intervista, lui che è un blog da San Siro, da una, ah no, ma ha detto no, ma tu che fai giornalista dovresti saperlo che il ristorante sfoggiano e ti sta, no, Stefanetti, A non sono da uno, B non so neanche tutti perché cambiano gli stellati Michelin della Romagna, C cioè invece di dire sì Vanni volevo sottilmente riderti, ho capito un po' come lavori, la tua psicologia e volevo riderti dietro, ok, è grave, mi piaceva l'idea di divertirmi alle tue spalle, di levarti credibilità, questo evidentemente ti dà soddisfazione, ti capisco, non sei l'unico, no? Stefanetti, Stefanetti. No, uno, poi i posteri largo sentenza, poi il titolo di Nicolato, il legino, ma cioè dico, ma prima di pontificare, fai vedere come lavoro, cosa faccio. Insomma, non è che ti ho detto guarda le mie belle immagini, no, giammai, giammai, giammai. Però dico, sei molto simpatico, mi avviso. Eri inizialmente simpatico. Poi non so cosa sia successo da indurti proprio a levare ogni rapporto, ma con parte mia, figurati, sono abituato. Il resto dico, meglio così piuttosto che farsi, come dire, false illusioni, tu sei l'uomo delle false illusioni, saresti perfetto, già, no. Ti ricordi che mi avevi promesso, no, grande dedizione, parlavamo di, adesso non mi ricordo, di un piano di rientro, cosa. Bravo Stefano, vedrai che puoi trovare delle bellissime, ad esempio qui appoggiare, puoi trovare dei blog, dei non giornali, puoi trovare tanta gente che finge di pagarti, ti promette di pagarti, puoi provare tantissime cose, di sicuro non troverai più le mie e quando ti renderai conto sarà troppo tardi, caro Stefanetti. Ma veramente no, ma è esilarante proprio il tipo di dinamica. Io non, veramente non vuoi che parli di te, ma che ne so io, nel senso che cioè, l'istante in cui mi dai carta bianca dico, ah no, ma guarda lo stesso, anche lei.